Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo showcase. Finalmente ragazzuoli abbiamo ricevuto la nostra copia gratuita di Pan. Ho provato a tirarla su con le multi Z, ma ho visto che prima delle 4 stelle era un pochino difficile farla salire. Quindi ho detto, vabbè, facciamo un paio di multi così prendiamo anche il ticket. E voilà, la nostra Pan è salita a 6 stelle. Ringrazio Toshi per questo piccolo regalo, almeno ho completato questo banner alla perfezione. Oggi andremo a giocare Satana, a parer mio, nel miglior team del meta, ovvero Hybrid. Ormai Cooler si trova davvero poco in giro, e piccolo sia perché ranged, sia perché attualmente buggato, lo considero inferiore a Miragohan come sinergia in questo team. Inoltre, grazie al Platino, vi ricordo che quest'ultimo è salito e non di poco. Detto questo, andiamo subito in PvP. Ragazzuoli, finalmente posso giocare Pan. Vi mostro anche questo hybrid che è al limite del cheat. L'ho già provato un pochino, però ovviamente mi ci devo abituare. Più che altro mi devo abituare a giocare Pan, perché fa un miliardo di cose diverse, quindi devo un attimo prenderci la mano. Per il resto questo team è spaziale. Doppio supporto per Gonbista che, vi assicuro, dopo un paio di switch non ha senso. Cioè è disgustoso. Miragohan è completamente rinato grazie a questa lineup e grazie anche alla sparizione, tra virgolette, di Cooler dal meta. E poi c'è sempre quella Pan che è disgustosa per quanta utility porta al team. Inoltre, difese altissime, doppia endurance, tanti danni, è veramente qualcosa di illegale. E lo preferisco a piccolo per i motivi anche citati nella intro, ovvero piccolo era buggato, in più è ranged, quindi magari funziona un po' di meno. La special prendo la kill? No, ma quasi, quasi. È davvero spaziale. Ok, ora Gon è morto con il quick attack, prendiamoci un attimo. E olè, ci prendiamo anche questa combo. Ultimate che distruggerà la panna nemica. Ora non ti offendo più, ora che ti uso non ti offenderò mai più, Pan. No, non è vero, sei ugualmente disgustosa, fai schifo però. Mi devo, ahimè, abituare al meta. Allora, verde, che mi sa che è la prima volta che la uso. La verde è qualcosa di incredibile per quanto sia fastidiosa. Ma se tipo ha reso che fa così? Boh, mi sa di sì, vabbè, la finiamo con Pan. Due strike più special. Ok, siamo contro Fusion con Gon e Beast come leader. Nuovi modi per cercare di riportare Fusion in meta. Andiamo subito in combo con Gon che sta facendo danni non indifferenti. Vabbè, mettiamo un attimo Pan, almeno ci buffiamo. Ecco, immune dei buff lui, quindi ci può dare un po' di fastidio. Qui prendo il timing, tiro la special che mi dà le sfere del drago. E poi si sabba i suoi counts di 5. E poi questa special fa anche abbastanza male, è onesta. Ok, intanto riduciamo il Kegi, sigilliamo la main, facciamo entrare in fretta i nostri alleati. Quella verde è un cheat, veramente stupida. No, vabbè, qua ho sbagliato. Mettiamo un attimo Gon che ha 3 milioni e 4 di HP, perché ha doppio equipaggiamento più Pan, che poi non ho messo per 2 HP, ho messo la Zenkai Bench anche per fare un po' più di danni. Ok, qua possiamo mettere Gon, che rientra con 100 di Ki grazie a Pan più se stesso, cioè una coppia che non ha senso. 100 di Ki per uno che ha per 2 card draw e fa combo infinite. Buonasera proprio. Allora, verde così almeno ho il colore neutro, che ha un po' di paura visto che non ho gli switch. Ok, questa è kill, cioè guardate che danni. Guardate che danni, non ha davvero senso. Questa è kill assicurata, boom. 3 milioncini e 7 con le strike più ultimate. Ora rimangono Gon e Gogeta.
ma ne siamo full HP, abbiamo ancora le endurance di Mirai, probabile endurance di Gohan con Rising Crash, danni stupidissimi, special che diventerà colore neutro, quindi addio a Gogeta. vabbè, ovviamente la star del team è sempre Gone Beast perché viene supportato da far schifo, ma gli altri due supporti non sono da sottovalutare come personaggi in sé, perché portano un utility fuori dal comune. E poi Mirai Gohan ci delizia con questa stupenda LF. GG. Ok, siamo contro quei due che sono stati un po' oscurati per colpa delle nuove uscite, ovvero Broly Ultra e Goku Super Saiyan 3. Come terzo Pan a supportare, e occhio, perché Pan è una di quelle unit che fa fare il salto di qualità praticamente qualsiasi personaggio che supporta. Quindi attenzione, Goku Super Saiyan 3 in realtà pensavo che magari venisse un pochino più utilizzato visto che è verde. Però il fatto è che Gohan i verdi neanche li soffre, perché ha talmente tanti modi per fare danni a colore neutro che se ne frega. Poi lui entra in campo e ha il colore di, cioè il colore neutro per 5-6 volte, quant'è? Che in pratica tutto il game ce l'ha sempre. Quindi neanche a dire vabbè lo sciotti, no, perché non lo sciotti, soprattutto poi se lo becchi magari a stelle altine. In più c'è Pan che ti nerfa il danno delle carte. E si sente, fidatevi che si sente. Cioè, è qualcosa di di osceno. Ok, qui andiamo in combo. Metto Gohan e tiriamo la special. Tiriamo la special, sì, immaginavo. Mamma mia. Broly Ultra, secondo me, è ancora molto forte. Adesso che Cooler comunque è uscito dal meta, tra virgolette, cioè non è che è uscito, è solo che non si becca perché tutti giustamente utilizzano Pan, che è meglio. Broly secondo me ce n'ha guadagnato, cioè guadagnato un pochino. Certo, purtroppo nella lineup forse non è la primissima scelta. Oddio, tra Piccolo e Broly in questo momento non so chi sia meglio, forse preferisco Broly, sarò sincero. Però poi c'è Gohan Revive nell'hybrid, c'è Mirai nell'hybrid, cioè si può utilizzare un terzo, quindi boh, un po' da vedere. Cioè guardate quanto tanca questo team, il mio Mirai che parte con quei 3 milioni e 4 non subisce danni, in più ho l'endurance pronta, ho panne dietro che magari potrei mettere anche per fermare le combo nemiche visto che level che è l'avversario. In più ogni volta che entro spacco le carte, cioè è fortissimo, questo team non ha senso. Ok, qua prendo la kill con l'ultimate. Infatti se non avete farmato il patino di Mirai, non so se si può ancora farmare, penso di sì, fatelo assolutamente e provate questa lineup, che vi assicuro è insana. Entriamo con Pan, tiriamo la magnifica verde, che non mette debuff, assolutamente. Ok, va bene, non può tirare l'ultimate perché si è girata la main e ci tira il Rising Crash. È costretto, è solo che Gohan adesso prende l'endurance. Quindi io sto una favola. Ok, allora. Molto bene. Broly è morto. Poi il fatto è che più avanti il game, più Gohan si buffa perché Pan stacca il suo supporto allo Switch. E niente. E finisce che comincia a one combare tutti. Ci prendiamo la windscreen con Rising Crash oppure ce lo para. Ovviamente non aspettatevi danni da Pan. Quelli che deve fare danni a Gohan viste, Mirai Gohan anche un pochino, anche se lo settate più offensivo Mirai Gohan, perché io l'ho messo full difesa e più il platino. No, ce l'ha parato Rip. Pan supporta, fa un po' di danni con la special move, magari gialli, però più che altro supporta. GG.
Ok, siamo contro il Team Super Hero, anche bello stellato, se non sbaglio tutti Red Stars. Tranquilli che porterò anche questo sul canale, eh. Questo è il team iconico del meta, penso il più spammato in assoluto, anche perché la gente vuole giocare i personaggi nuovi e questi tre si trovano alla perfezione. Quindi vi porterò anche questo, tranquillissimi. Ora che ho preso Pan recupererò tutto. Tiriamo subito la main. Cominciamo anche con la verde per sigillare la main avversaria. Magari quest'altra me la tengo con Gohan per scaricare il gauge. Ok, sto Clash magari se lo vinciamo. 9.37 è davvero bruttino. Peccato non avere una strike qui, esatto. Però qua possiamo andare in combo. Ok, peccato. Volevo prendere la combo magari con il drop, però attenzione perché qui ci prendiamo subito un'uccisione. Spero, oddio, Pan, colore neutro, non mi ricordo se ha tirato la main. No, è morto uguale. No, no, era colore di vantaggio. Quindi 4 milioncini e set. Mamma mia. No, che è sto 8-3-6? No, ho vinto. Avevo vinto se entravo in combo. Invece ho fatto questo 8-3-6 disgustoso. Però c'è sempre la magnifica cover di Miragohan. Ok, questa se la prende in faccia. Metà HP, onesti. Se la danno da slice damage era morto 8 volte. Non so se vi è capitato di one-shottarlo con la special di Tapion. Viene sempre one-shottato, porello. Ok, perfetto. Non ho ancora l'anti-cover, però non ha rischiato. E allora, rimaniamo 3v1. Il game sta procedendo abbastanza bene. Ok, ecco, l'unico counter a Pan, tra virgolette, è Gohan, perché è immune da tutto, tranne però dal ki, ovviamente dalla verde che blocca la main, cioè dalla riduzione del ki. Ok, allora, l'ultimate attiva. Boh, posso anche farlo continuare, sì, dai. Secondo me Mirai, anzi adesso vi mostro anche il tank. Esatto, è un muro. Cioè, è un muro. È un muro, Miragohan. Bellissimo. Va bene. Vabbè, facciamo prendere l'endurance. Aspettiamo un pochino, dai. Smistiamoci un po' i danni perché è un macello. Vabbè, combo infinita, non finisce più questa roba. No, no, ora lo faccio continuare fino a quando non muore Gohan. Voglio vedere se riesce ad ammazzarmelo. Ma quante carte ha tirato? Cioè, Gohan ha 90 combo. Ok, Gohan è visto, signori. 90 combo da solo. Mamma mia, che schifo. Ok, rischio di perdere, però non mi interessa. Volevo vedere quante combo riusciva a tirarmi su un personaggio. Santo cielo. Allora, ho la main, però non l'ammazzo mai. Devo cercare di prendere un timing. Ok, qua l'ho preso. Peccato. Oh, perfetto. La vediamo anche con Pan. Mamma mia, signori. GG.